quando ho appreso che tanti cittadini da ogni parte d'Italia stavano organizzando le manifestazioni di oggi, mi sono sinceramente commosso ed ho immediatamente provato un profondo sentimento di riconoscenza e gratitudine nei confronti di tutti voi. Per me e per i miei familiari il vostro sostegno e la vostra solidarietà sono di grande conforto e soprattutto rappresentano una splendida iniezione di forza ed entusiasmo in un momento difficile. Non solo per la fiducia e la stima che dimostrate di nutrire nei confronti del mio lavoro, ma ancora di più, credetemi, perché la vostra passione civile, la sete di verità e giustizia, la voglia di non cedere alla indifferenza rappresentano il punto di riferimento più autentico per ogni cittadino che, nutrendosi dei valori della Costituzione, non si rassegna a vederne quotidianamente calpestati i sacri valori di libertà, democrazia ed eguaglianza di tutti davanti alla legge. Il vostro entusiasmo, il vostro impegno per l'affermazione e l'applicazione concreta dei valori costituzionali, abbiate fiducia, contagerà la parte sana del nostro Paese e prevarrà sui tanti che purtroppo hanno dimenticato che l'esercizio di un ruolo politico, di un ruolo pubblico, di un ruolo istituzionale, qualunque esso sia, deve innanzitutto ispirarsi alla logica del servizio nei confronti del cittadino, specie del più debole e del più povero. Vi ringrazio perché la vostra solidarietà e la vostra sacrosanta aspirazione alla giustizia sono e saranno più forti e per me certamente più importanti dei tanti ed assordanti silenzi istituzionali. Vi ringrazio perché la tensione morale e l'attenzione con la quale seguite il nostro lavoro ci ricordano l'essenza più autentica ed entusiasmante del nostro impegno di magistrati, la ricerca della verità, l'affermazione del diritto come servizio alla collettività, garanzia di eguaglianza ed unica strada, quella della verità, per arrivare alla vera libertà. Porterò sempre con me nel mio cuore il significato profondo di questa giornata e della vostra solidarietà. Ciò che avete fatto oggi mi rende sempre più convinto ed orgoglioso di continuare a servire il mio Paese, cercando solamente di indossare con dignità la stessa toga di chi ha sacrificato perfino la sua vita per amore della giustizia. Grazie. Grazie.